Anticipazione una vita, puntate spagnole. Arturo nasconde a Silvia di essere gravemente malato. Poi tenta il suicidio. Un nuovo amore minato da segreti, paure e bugie e un tentativo di suicidio. È quanto annunciano le anticipazioni una vita, riguardanti le puntate attualmente in onda sulla 1. Come vi abbiamo spoilerato più volte negli episodi spagnoli, il colonnello Valverde ha incontrato l'amore. Si tratta di Silvia Lerjes, una donna molto forte e coraggiosa, giunta a Calle Acacias per svolgere una missione misteriosa. L'algido colonnello e la sua futura fidanzata si conosceranno durante un duello. Il padre di Elvira gareggerà a scherma con uno strano personaggio mascherato che contro ogni aspettativa lo batterà. Quando poi appurerà che colui che ha vinto è una donna, andrà su tutte le furie e darà di matto. All'inizio il loro rapporto sarà logorato da insidie e incertezze. Quando poi Silvia si legherà al subdolo generale Zavala, Arturo capirà di essersi innamorato di lei e di non volerla perdere. La Reyes si unirà al generale non per amore, quanto per portare a termine una mission segreta, liberare alcuni ostaggi di guerra. Dopo innumerevoli avversità, l'amore trionferà su tutto e Silvia e il Valverde decideranno di fidanzarsi ufficialmente per la gioia di amici e parenti. L'happy end per questa coppia è finalmente arrivato? No, siamo solo all'inizio di una travagliata storia d'amore. Silvia attualmente sta interagendo con Esteban Marquez, un giovane che le chiederà aiuto per salvare un suo amico che si trova in una prigione nelle Filippine. Silvia farà di tutto per aiutarlo e passerà molto tempo insieme a lui, finendo per provocare l'ira e la gelosia del suo fidanzato. Quest'ultimo intanto inizierà a soffrire di strani disturbi visivi. Dopo essersi sottoposto ad una visita medica, scoprirà un'amara verità. A causa di una brutta malattia, perderà a breve la vista. Per il bene della sua amata deciderà di nasconderglielo e obbligherà la sua fidata cameriera, Augustina, a non lasciar trapelare alcuna informazione sul suo stato di salute. Con il passare del tempo, la Reyes si troverà a fare i conti con la freddezza e il gelo del suo amato e finirà per passare sempre più tempo con l'avvenente Esteban. Nuovi spoiler segnalano che la situazione tra i due innamorati, prossimi al grande passo, precipiterà quando Silvia proporrà al suo amato un viaggio in Italia per poter chiudere un importante accordo con un armatore. L'uomo però, senza darle troppe spiegazioni, dirà di non voler restare a casa. Delusa Silvia deciderà di convocare Esteban e di farsi accompagnare da lui. Augustina nel frattempo scoprirà che Arturo sta mentendo a tutti e che a breve perderà completamente la vista. Silvia, invece, prima di lasciare il quartiere, si renderà conto, colloquiando con la domestica, che la donna custodisce un segreto riguardante il suo amato e deciderà di indagare. Fedele al suo padrone, Augustina però preferirà tacere. Disperata, la Reyes si appellerà a Felipe, chiedendogli esplicitamente di indagare. Nel frattempo Arturo litigherà pesantemente con Marquez e per poco non lo prenderà a botte. Silvia, prima di partire, chiederà per l'ennesima volta ad Arturo che cosa gli stia succedendo, ma la cameriera preferirà ancora una volta chiudersi nel silenzio. La donna afflitta se ne andrà non prima di aver salutato il suo amato. Susanna, venuta a conoscenza del nuovo imminente viaggio, deciderà di consegnarle un piccolo pacco regalo per Elvira e Simone. I due infatti sono riusciti a fuggire lontano dalla Spagna e vivono felici nel bel paese. E adesso ci chiediamo, cosa accadrà al colonnello in assenza della sua Silvia? I suoi problemi di salute peggioreranno di colpo oppure no?
tutto lascia pensare di sì. Ulteriori anticipazioni una vita, infatti, ci informano che il padre di Elvira, disperato, prenderà una pistola pronto a farla finita. Sarà l'intervento tempestino di Agustina a distoglierlo dall'intento. La donna disperata raggiungerà Felipe, al quale chiederà aiuto per il suo padrone. Il brillante avvocato raggiungerà la palazzina dei Valverde e chiederà di poter parlare con il suo amico. Quest'ultimo, angosciato, gli rivelerà di voler chiudere con Silvia a causa della sua cecità. Dirà che accanto a lui la sua amata non potrà mai essere felice. Il legale provvederà a rincuorarlo, ma nulla varranno le sue rassicurazioni. A un tratto verso sera, Agustina si renderà conto che la pistola del suo padrone è improvvisamente scomparsa. Un brutto presentimento la spingerà nuovamente a chiedere aiuto al marito di Celia. Nel frattempo Arturo si recherà in una stanza per togliersi la vita. Lo farà davvero? Riuscirà a salvarsi? Lo scopriremo prestissimo. Anticipazione una vita, puntate spagnole. Inigo scopre che El Pena ha mentito. A tenere sulle spine gli aficionados della serie in Spagna sono le vicende legate alla nuova famiglia che si è insediata a Cayacasias. Stiamo parlando di Flora e Inigo Cervera, che sono diventati i nuovi proprietari della cioccolateria La Deliziosa, dopo la partenza di Maria Luisa e Victor per la capitale francese. I due in un primo momento si sono presentati come marito e moglie, successivamente è emerso che sono in realtà fratello e sorella. Attualmente la donna è innamorata e corrisposta da Paquito, un simpatico garzone che conosceremo a breve anche noi su Canale 5. Inigo invece è innamorato di Leonor e l'ha più volte baciata. Ad Acacias di recente è arrivato il vero Inigo Cervera, figlio dell'esploratore Cesar Cervera, il quale ha perso la testa per Flora. L'uomo si fa chiamare El Pena e dice di aver perso la memoria e di non ricordare alcunché del suo passato. Inigo è molto contento di questo. Teme che l'uomo possa rammentare chi è veramente e vendicarsi di lui e di sua sorella. Cosa lega i due usurpatori di identità al nuovo arrivato? Gli spoiler sono molto avari in merito, ma le nuove anticipazioni una vita lasciano intendere che la risoluzione del mistero è ormai vicina. El Pena sorprenderà Flora rovistare tra i suoi effetti personali e lei, per sviare i sospetti su di sé, lo guarderà intensamente negli occhi, allo scopo di sedurlo. Il risultato sarà che l'uomo mal interpreterà la situazione e finirà per confessarle ciò che prova per lei. Quando la ragazza rincaserà, racconterà al fratello quanto accaduto e quest'ultimo la spronerà a recarsi nuovamente in soffitta, in compagnia di El Pena, per avere la possibilità di investigare ulteriormente su di lui. Il vero Inigo, quando apprenderà che la cioccolataia intende trascorrere del tempo con lui, inizierà a fare romantiche allusioni. Verso sera, pertanto, mentre Flora farà finta di soccombere al fascino di El Pena, Inigo si insinuerà nella sua camera allo scopo di trovare indizi compromettenti sul suo conto e farà una scoperta che lo destabilizzerà totalmente. Scoprirà che l'uomo non ha perso la memoria e che sta soltanto fingendo. In aggiunta a ciò, vuole incastrarli. Quando avrà modo di incontrare la sorella, gli esporrà la sua scoperta sconcertante, aggiungendo che El Pena intende consegnargli ad un uomo un tale Indio. Chi è costui? Informata della situazione, Leonor deciderà di svolgere dettagliate indagini in merito e alla fine appurerà che tale personaggio
è un uomo molto pericoloso. Nel frattempo, Paquito, all'oscuro del piano di Flora e di suo fratello, noterà una certa freddezza negli occhi della sua amata. E dato che giorni prima il ragazzo era stato minacciato da Ursula di licenziamento, affermerà di essere stato graziato grazie all'impegno del vero Inigo. Quando poi Flora avrà modo di congedarsi da lui, incontrerà nuovamente il vero Cervera, che non esiterà a darle un bacio molto appassionato. Passati alcuni giorni, i cioccolatieri decideranno di organizzare un party alla Deliziosa, cui inviteranno tutto il vicinato. Qui Inigo prenderà improvvisamente la parola e confesserà ai presenti tutta la verità, e cioè che il vero Inigo è il Pena. Come si concluderà questa vicenda? Sicuramente a breve riusciremo a raccogliere ulteriori informazioni su questi nuovi personaggi e a far luce sul loro passato e soprattutto su perché il fratello di Flora ha derubato l'identità al vero Cervera. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.